Ed eccoci amici del Museo dello Sport, armando i microfoni. Apriamo subito con queste immagini che sono e ci ricordano ancora la box, una box di ieri. La box che ha fatto raccontare alla Spezia e dintorni storia, grande storia. E la vediamo anche con i medaglieri che sono posti qua sopra e sono del nostro caro amico Bambini. Un secondo memorial che viene patrocinato qui alla Pieve, dove c'è il dopolavoro, dove c'è il parco, e che viene amministrato, tra parentesi, anche dalla figlia di Bambini, dalla quale ne tiene la conduzione con la palestra che hanno di sotto, che con lo judo. Perciò una grande giornata di cui vedremo anche la box ritornare in auge con 10 incontri e vedremo e ci divertiremo, sapremo anche dare quello che si suol dire alla box, quello che Bambini era, questo angolo di raccoglimento ma di grande valore dedicata a lui, secondo memorial Giorgio Bambini, che questa sera darà anche un saggio di pugilato, e nel pugilato viviamo anche, qui abbiamo un allenatore di Brunarcari, che è della scuola di Brunarcari, però so che è di Brunarcari, perciò un elemento importante. E guardavo che eri ammirato nel consultare le fotografie, perché francamente la storia con i Liguri l'abbiamo raccontata, e con Arcari un campione che non ha saputo perdere mai, e ancora oggi è là che brilla, e tutti vorrebbero rivederlo. Ogni tanto viene e noi, quando abbiamo, gioiamo un po' nella sua... Come scuola, come andiamo? Sì, direi che andiamo bene. Riguardo a Bruno, ha avuto un po' qualche problema sulle ginocchia, insomma problemi fisici, ma roba leggera, e quanto prima lo vedremo presto su qualche riunione. Oltretutto stiamo organizzando a ottobre di fare un memorial al nostro Rocco Agostino, che diciamo è stato una colonna portante per il pugilato ligure e per il pugilato italiano e mondiale, quindi avremo un appuntamento sicuramente ai primi di ottobre con tanti professionisti degli anni 80 e tanti professionisti attuali, in cui crediamo di riportare la Liguria di nuovo alta in questo sport. Sarà una svolta decisiva, forse un grande rilancio, perché se i campioni cercano di ritornare a fare una breccia con la loro unione, una grande forza, penso che si possa riuscire a rivedere veramente dei belli spettacoli. E anzi, io colgo l'occasione per salutare Arcari e un vivo grande abbraccio da parte degli amanti della box, che su internet me lo acclamano tutti, era un grande, ma non riusciamo mai a vederlo. D'altronde non tocca a me, io quando mi capita lo faccio venire fuori, ma se non lo vedo non lo posso riprendere. Ci guarda. L'importante è sapere che stia bene e poi il resto. E la vostra scuola viaggia? La nostra scuola sta viaggiando, un altro anno avremo qualche esordio professionistico, sta viaggiando molto bene anche sul reparto femminile, sull'attività femminile. Direi che siamo sui grandi lavori e vedremo. Oggi stiamo presentando un peso naturalmente mancino come Bruno, un peso piuma, Andrea Malvaso, riprende dopo un anno di infortuni, però è una promessa che sicuramente non farà la carriera di Bruno Arcari, perché Arcari è Arcari e stop, però ha imparato molto da filmati, ha imparato molto da Bruno, consigli e quant'altro, può prendere un pugile, quindi ci diamo un augurio che questa scuola meriti il nome che porti. Sicuramente. Mi raccontava Rocky quello che scrive sul
Ring, pugilato Ring, no? Cioè, non mi ricordo il titolo, che mi diceva: Arcari era un uomo, un osso duro, era un osso duro. Quando decideva di fare un incontro, partiva il suo allenamento, dal momento in cui iniziava, arrivava in fondo, 3 mesi, 2 mesi, aveva finito, arriva su, vinceva e ritornava a casa, poi dopo metteva lì e continuava a fare la sua vita. E io dicevo: ma come faceva a fare in poco tempo, che io per fare un po' di allenamento, eppure aveva una tempra veramente d'acciaio. Questi sono doti particolari. Arcari, quello che aveva, che hanno avuto pochi pugili, era determinato. Determinato innanzitutto, sapeva dove voleva arrivare e ci è arrivato, ma per la determinazione. Io dico un aneddoto che mi è stato raccontato dal famoso Alfonso Speranza e Causa, che erano i suoi maestri da dilettanti, che il giorno che lui, qualche settimana prima che lui facesse il titolo d'Italia, gli era mancata la madre e volevano rinviarlo. Lui ha detto: no, mia madre mi guarderà da lassù e io questo lo porterò a termine per me, per la mia carriera e per dare onore a mia madre. Quindi da qui vedi la determinazione di un pugile. Era un pugile che si sapeva allenare da solo, era un pugile che, finito un match, il giorno dopo era già in palestra perché sapeva di preparare un altro incontro, quindi sapeva di dover affrontare un'altra battaglia. Quindi questo l'ha reso grande in tutto, e credo che sia stato l'unico pugile italiano, non togliendo niente a nessuno, ad aver vinto tutto ed essersi ritirato imbattuto. Ma anche in campo mondiale sono stati pochi pugili, quindi stiamo parlando di una persona che ci ha creduto, ha voluto essere un campione e lo è diventato, ne è uscito da campione. Un grande campione che è uscito da campione con l'onore del campione e ha voluto lasciare su se stesso questa grande nomea, vacante il suo titolo, che poi è stato riconquistato, ma la sua immagine non l'ha voluta peccare con niente. Ha saputo rinunciare anche magari a qualche borsa, qualche incontro che gli poteva tornare comodo, ma non ha fatto compromessi con nessuno. Questo è stato veramente una determinazione. Grazie, mi sono dimenticato il tuo nome. Angelo Malvaso. Angelo Malvaso, ti ringrazio per la tua testimonianza, ti ringrazio per la tua intervista. Allora ci vediamo sul ring. Ciao, grazie. Ringrazio voi e a presto con Arcari all'angolo. Soprattutto, senz'altro, e venite numerosi a questo grande evento che sarà veramente contornato da tanti campioni della Fernet Branca, la famosa scuderia che ha viaggiato in tutto il mondo. Grazie a tutti, buonasera. Grazie di nuovo. Ma dopo aver sentito... Ora abbiamo Michele Malvaso. Ora abbiamo l'ottavo combattimento. Bombardo Marco della Ravenna Box, Fedele Malvaso della Bruno Arcari Boxing. Elite, 60 kg, 3x2, 3x3 insomma, 3 match da 3 minuti ciascuno. Ora vediamo come questi due ragazzi porteranno a termine la loro performance. Ci stiamo avventurando quasi alla fine della serata, dopo questo abbiamo ancora due incontri, di cui uno della Elite. Prima ripresa, passa al cartello in questo momento. Questi ragazzini li ringraziamo perché vengono a portare questo contributo. Ed ora si parte con il primo round. Fuori i secondi. Primo round. La prima ripresa. Vediamo. Vediamo Malvaso Fedele della Bruno Arcari. E vediamo un ballerino di qua, vediamo veramente uno che si muove dinamicamente, veloce,
sui piedi con una certa dimestichezza e fa veramente anche piacere vedere questa mobilità di questo ragazzo. Bombardi Marco della Ravenna Box. Malvaso fedele sempre al centro ring, però Bombardo tiene il suo avversario. Ora è passato al centro del ring Bombardo, vediamo portare a termine 2-1-2-1-2. Destra Marco, l'arbitro vuole pulire nell'angolo perché c'è dell'acqua a terra. Riprende la box Bombardo. Dai Marco, Marco contro Malvaso fedele. Dai Marco, bravo, dall'incontro un scambio di colpi belli, molto veloci, non appiccicati, da carattere pugilistico. Bravo Malvaso, bravo. Malvaso riesce a spingere Marco indietro. Si cercano. Ancora Malvaso che tira, si tiene il suo avversario sotto pressione. Bombardo cerca di capire. Secondi alla fine della prima ripresa, molto carica molto il Malvaso, però Bombardo buon incassatore perché o sui pugni o sulle braccia è riuscito a tenere. Seconda ripresa, passa al cartello. Si prodigano a dare informazioni. Fuori secondi ha chiamato lo speaker, siamo sempre alla ottava ripresa. Dai, spingi, Marco. Secondo round. Seconda ripresa. Malvaso che continua a prendere su Bombardo, lavora veramente da bulldozer questo ragazzo, una cosa che tiene sotto pressione quel Bombardo, effettivamente Bombardo ha solamente accettato la bagarre, del confronto, ma non ha mosso un buon incassatore. O sta studiando il suo avversario, lo fa stancare. Una tecnica anche lui dovrà adoperarla, perché una pressione così alta da parte di Malvaso mi sembra che sia esagerata. Sotto ancora Malvaso, lo vediamo, sì che è dai lati e sulle braccia e sui guantoni, però
E che ne vai? Non rimanere fermo. La sinistra. Lombardo non riesce a prendere l'iniziativa. Lo vediamo un po'. E insisti! Vai, no! Bravo, insisti! Insisti! Ancora! Ancora! Molto, molto pressante e malvaso nei confronti di Marco, infatti picchia solo e sono colpi che al corpo non è che facciano poi del gran bene, poi di sopra e di sotto qualcosa, ecco, questo è stato preso all'interno tra i guantoni, lo ha un po' scomposto. Scuola di Arcari, mi sembra di capire che dia insegnamenti di pressione, di tenacia, di... Siamo nella seconda ripresa, ormai manca poco alla fine. Io penso che Malvaso abbia fatto veramente un buon lavoro in questa seconda ripresa. L'operatore bellissima entrata nel infatti ha avuto una... Vai! Oh. Ancora box. Adesso glielo dico, devi smettere di prendere i pugni, prendi delle iniziative perché così non puoi portare a termine un incontro. Siamo alla fine del secondo round. Effettivamente il Malvaso ha dato veramente molto. Marco si è difeso ma subendo questi colpi sempre di pressione. E glielo dice il... dice cosa aspetti, non devi stare fermo, devi dare un momento... Malvaso sta prendendo gli ultimi consigli da parte del suo maestro e effettivamente qua abbiamo visto un incontro che sta portando dei punti a Malvaso e se riesce ad avere la meglio è perché proprio si è prodigato nella costruzione di questo suo match. Ci sono tanto sudore, purtroppo il sudore oggi è abbondante. Box, terza ripresa, qui siamo alla fine. Grande bomba! Qui siamo alla fine di questo incontro e Malvaso o Bombardo o Marco o qualcuno. Gira, metti con la mano, ricomincia, parti da capo, dai, ora! Via Andrea! Non ti fermare alla mia corta distanza! Dai, non ti fermare, via! Ora continua! Scarica te, via! Dai! Via, scarica! Via! Entra sul montante, dai! Bravo! Rapido! Gira! Andre! 1, 2, 3, 4, parti per primo! Stretto! Dai! Passa sul montante! Vediamo Marco o ha paura o non riesce a muoversi nei confronti di Malvaso perché gli occupa lo spazio di troppo vicino. Troppo. Tira il fiato! Tira il fiato! Via, boxa! Via! Tira il fiato! Vai Marco! Vai Marco! Ci sta, dai! Carica! Vai Marco! Tira! Vai!
insisti Marco, insisti. Dai, no, ti te. Dai. Dai subito. Dai, lavora, lavora. Anche Malvasi in questo momento sta portando avanti ancora l'attacco di pressione, però è meno incisivo di prima. La stanchezza a ambole parti c'è. Ma Malvasi non riesce a dare nessuna forza alla sua box. Porti chiusi. Subito! Subito! Non da vicino! A media distanza! Via sullo scatto! Mannaggia il barracuda! Via, via lì! Andiamo! Così! Vai! E qua Malvasi si dà come colpisce e come è premente nel corpo di Marco. 10 secondi alla fine del terzo round. Dai, che è finita! Termina la terza ripresa e ora vedremo il giudice degli arbitri insindacabile, però ci è sembrato di capire che una dose di pugni assestati o meno siano stati portati da parte da Malvasi e Marco Bombardi si è difeso sempre nella sua guardia, ma non ha dato conclusione o perlomeno non si è prodigato a portare avanti oppure a osteggiare l'attacco che portava. E ora vediamo il controllo dei vigili, dei pugili. Vince ai punti Fedele Malvasi Andrea. Fedele Malvasi, per forza, veramente. Ha fatto tutto il suo iter di pressione ed ecco l'assessore che premia il Fedele Malvasi. Ringraziamo per la sua prestazione, ma anche Bombardi Marco, perché è un bel pugilino che aveva un bel movimento solo, ma poi si è fermato. L'assessore ha premiato per il secondo, ecco la foto di Rito per ricordarsi di un amico, non di uno sfidante ma di un amico che ha dato una prestazione.